Soffre ma vince il Futsal Gela contro il Domenico Savio con un punteggio di 5-4. Un match altalenante che comincia con il vantaggio al quarto minuto del primo tempo in favore degli ospiti. Il Gela attacca tanto e dopo 13 minuti trova il pareggio con il capitano Caglià, che dà il via ad una rimonta a cui partecipano anche Di Bartolo e il giovane Infurna. Punteggio sul 3-1 e fine primo tempo. Nel secondo tempo si addormentano i gelesi e ne approfittano gli avversari, accorciando le distanze ancora al quarto minuto e pareggiando al sesto. Passano altri 6 minuti e il Domenico Savio la ribalta portando la gara sul 3-4. Il Gela non molla e al 19° minuto pareggia sul rigore ancora con Di Bartolo. I biancazzurri ci provano in tutti i modi nonostante le prodezze del portiere avversario e ad un minuto dalla fine il giovane Infurna sigla un gol pesantissimo che vale 3 punti. Gela ancora prima in classifica a più 1 sulla Vigor San Cataldo. Inizia il countdown in attesa della fine del campionato. Mancano infatti 9 vittorie per vincere il titolo, escludendo ovviamente sorprese da parte della Vigor, con la speranza che gli avversari perdano punti in queste ultime gare. Le due squadre si affronteranno alla penultima giornata al Palelivatino, giorno 25 marzo, dopo il pareggio all'andata in casa dei San Cataldesi. Inseguono anche Adrano e Carlentini, seppur a meno 8 e meno 9 dalla vetta, occupata attualmente dai biancazzurri. Proprio l'Adrano sarà l'avversario del Gela nella prossima trasferta, che si prospetta ostica per la squadra di Mister Fecondo. Siete carichi per le prossime partite? Sì, assolutamente, ci mancherebbe. Essere capolista e non essere carica sarebbe un peccato di presunzione enorme. Dobbiamo essere sempre più carichi. Ripeto, ora ogni partita, ogni avversario darà 10 volte in più perché sanno di giocare con la capolista. Soprattutto nel girone di ritorno le squadre sono molto più agguerrite, lotteranno fino all'ultimo perché soprattutto chi si deve salvare darà l'anima sempre e comunque.